Parliamo della terapia della pseudoartrosi con il professor Giorgio Maria Calori in occasione del primo master italiano sulle pseudoartrosi e la perdita di sostanza ossea che si è svolto a Milano. Professor Calori, come si cura una pseudoartrosi? Una volta ben inquadrata la problematica del caso in questione, perché ogni caso ha una sua storia a sé, quindi le linee guida sono raccomandazioni, ma naturalmente bisogna che il clinico di esperienza, questa è la ragione per cui oggi come oggi la mia opinione è che certe patologie debbano incominciare a essere trattate in centri specializzati. Quindi il clinico di esperienza deve inquadrare il singolo problema. Quali sono le possibilità di cura? Se la situazione è modesta, possiamo avere un cambiamento dell'osteosintesi, cioè incrementare la stabilità del sistema, cioè se i monconi non sono stabilizzati bene e se la problematica è lieve, probabilmente è un problema solo meccanico, basta cambiare l'osteosintesi e quindi mettere una placca più robusta o più rigida o usare un chiodo o utilizzare un sistema che incrementi la stabilità del sistema. Se il problema è più grave e quindi nella nostra classificazione è una fase 2, dove oltre al problema meccanico incomincia anche un problema biologico, perché è una penalizzazione biologica dei tessuti, della vascolarizzazione, ecco che dobbiamo dare, oltre al ripristino della stabilità, anche degli impulsi di stimolazione biologica, che possono essere leggeri in questa fase qua. Professore, invece, cosa succede nei casi più gravi? Certamente il grande capitolo è quello delle pseudoartrosi complesse. Pseudoartrosi che devono essere perfettamente inquadrate. Sono pseudoartrosi che viaggiano da situazioni complesse di esigenza meccanica e biologica importante fino alla possibilità di dover procedere direttamente all'amputazione. Anche perché è giusto che il paziente possa decidere quale tipo di corso può subire. Ci sono pazienti che devono pensare, noi dobbiamo pensare anche che il paziente molte volte deve essere messo di fronte alla decisione. Situazioni molto gravi, il paziente deve avere il diritto di esprimere anche la possibilità di preferire un'amputazione. Sono casi estremi, certamente. Ci sono situazioni per questa fase più complessa che viaggiano dalla possibilità di interventi tradizionali. Quindi l'allungamento con i fissatori esterni dell'osso sono sempre molto validi, ci sono situazioni che possono impiegare degli innesti ossei, anche tradizionali, e più recentemente delle tecnologie biologiche, quindi cellule, fattori di crescita, scaffold, cioè tutto quello che influisce anche sulla vascolarizzazione, le nuove idee che sono state portate avanti, anche noi abbiamo contribuito a questo che è il Diamond Concept, cioè questo nuovo concetto che pone quattro angoli, quindi la stabilità meccanica, le cellule, per noi bastano le cellule stromali, quindi un aspirato dall'ala iliaca del paziente, una centrifugazione, non servono le cellule del cordone ombelicale, si può fare durante l'intervento con un semplice ago dalla cresta iliaca, si centrifuga, si concentra quattro volte e possono essere immediatamente utilizzate. Gli scaffold, cioè dei supporti che possono avere varia forma o per avere dignità di sostegno nella correzione della deformità che si associa nelle pseudoartrosi delle ossa lunghe o di filling per avere riempimento, soprattutto in situazioni più periarticolari e quindi possono essere granuli, possono essere altri tipi di scaffold. Questi hanno una struttura portante fatta a rete, una maglia tridimensionale, dove che cosa mettiamo? Le cellule che abbiamo detto prima. E anche possiamo usare i fattori di crescita. Naturalmente fattori di crescita in classe di evidenza scientifica, perché di questo bisogna dire, queste sostanze, particolarmente i fattori di crescita, bisogna ben conoscerli, bisogna avere esperienza. Ed è, come si diceva prima, il perché è meglio che vengano usati in centri di alta specializzazione dove non si fa un caso all'anno, ma dove se ne fanno 100 o 200 o più all'anno, come da me, come qua Alpini. Perché? Perché bisogna seguire e contribuire a mettere a punto dei protocolli, sennò vengono facilmente sperperati. Sono da riservare a casi estremamente importanti e soprattutto a situazioni dove sono imprescindibili.
o per dare questo risultato di guarigione, ovvero per contribuire a una maggiore sicurezza nella velocità della consolidazione della guarigione e anche nella sicurezza della guarigione. Non da ultimo ci sono sempre cose molto utili utilizzate in passato per andare a colmare questa perdita di sostanza ossea, dove mancano magari centimetri di un osso, si possono usare, e li abbiamo usati, i prelievi microchirurgici con le ossa e i vasi che vengono suturati, gli innesti ossei liberi microvascolari, ovvero ancora non possiamo ignorare che quando nulla è più possibile fare e si può evitare l'amputazione, le protesi, ancora le megaprotesi, possono essere utili per mantenere la dignità di vita alle persone. Quindi a noi è capitato di non potere, di non riuscire o di aver fallito anche noi nella ricostruzione di situazioni complesse. Certo, noi prendiamo in mano situazioni che sono già purtroppo andate male, non per colpa di nessuno, a volte proprio per la stessa patologia. E per raddrizzare il corso di guarigione dobbiamo magari utilizzare proprio delle ampie resezioni, delle ampie protesi, delle protesi magari di tutto il femore, di tutto il ginocchio e anche di parte della gamba, per esempio. E queste però sono necessarie in certe circostanze.